offrire le nostre impazienze, che certamente ci vengono dinanzi alle ferite dell'altro, alle incomprensioni, nonostante io mi impegno a vivere in pace con gli altri, questo ci aiuta a essere collaboratori del Signore che guarisce il mondo. Ma guardate che grandezza di compito noi abbiamo. Noi abbiamo sempre pensato che queste cose appartengono solo ai grandi santi, solo semmai a quelli che hanno avuto grandi sofferenze, a quelli che hanno avuto il dono delle stimmate come Padre Pio. Ma ognuno di noi ha le sue piccole e nascoste stimmate. E se come Padre Pio ci abbandoniamo in Dio, ci fidiamo di Lui, abbiamo padronanza di noi stessi, dico Padre Pio, ma potrei citare tanti altri santi, e abbiamo speranza nel Signore, bene, noi possiamo essere i collaboratori di questo Dio che guarisce il cuore di ogni uomo, anche di quello che noi pensiamo sia ormai destinato alla dannazione. Allora, non dobbiamo pensare non dobbiamo fare sogni grandi, irrealizzabili, ma i sogni della vita di ogni giorno. Vi leggo una frase del curato d'Ars, un uomo umile, un sacerdote di una grande fede, di una grande spiritualità, ma di una umiltà unica. Pensate che non lo volevano ordinare sacerdote perché non sapeva il latino, ma poi è stato ordinato perché il vescovo ha udito un altro prete che, inveendo contro il curato d'Ars, diceva: questo non sa il latino, non ha saggezza umana, non ha sapienza umana, prega soltanto dalla mattina alla sera. E il vescovo disse: come hai detto? Che questo prega solo, ma non sa una parola di latino. Bene, allora io lo ordino. Ma torniamo a quello che il curato d'Ars dice. Non bisogna guardare da dove vengono le croci. Sono sempre da Dio. Che sia un padre, una madre, uno sposo, un fratello, il curato o il vicario, è sempre Dio che ci dà il mezzo per provargli il nostro amore. Cioè, qualsiasi persona mette a dura prova la mia calma, la mia pazienza, la mia serenità, quella è un'occasione che Dio ci dà per crescere nell'amore, perché io possa appunto esercitare su me stesso la fede che mi porta a vedere l'altro, a guardare l'altro con gli occhi di Gesù e quindi con gli occhi del Dio che mi ama. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!